Esatto, dal 93. iniziarono a trovare un'abitazione presso l'area Braida. È un quartiere, è rimasto dal terremoto, dei prefabbricati che sono rimasti dal terremoto. Perché noi sappiamo che nell'area Braida abbiamo anche nuclei familiari di 15-16 persone che vivono in 50-60 metri quadri. Sono molta gente marocchina e rumena. Sono me. Si occupano di guardare gli anziani, di guardare la maggior parte quelli per guardare gli anziani. Badanti, le 130, le 140 badanti di Bella rumene costituiscono una soluzione a un problema che è grave. La famiglia non riesce più o non vuole più assistere gli anziani. Io penso che i nostri figli guarderebbero noi stessi come genitori, come parenti, però farlo per gli altri sarà un pochettino difficile. All'estero l'hanno fatto un lavoro, ma qua non lo vanno a fare. Perché io sono vedovo e nessuno vuole venire a pulire. Perché soprattutto i rumeni fanno i lavori che i bellesi non vogliono fare. E perché che sono poltroni, non vanno a faticare. Sono poltroni, non vanno a faticare. Fanno bene questi che vengono questi qua. Però lavorano nero. Lavorano nero, tutti quanti lavorano nero. Non sono solo i rumeni che lavorano nero. Quindi. Hanno una carica affettiva reale. Il rumeno, la rumena, tagliano le unghie agli anziani, li lavano. Quello è brutto, quando mi sento male, no? Se mi sento male male, si mette vicino a me e mi accorgisce, se ho bisogno di qualche cosa, subito, pronto, si alza. No, e uno, ho trovato proprio una donna brava. Tocca il sacchi. Come vanno le cure? Bene. Andiamo sopra. Buongiorno. Continuate a lavorare, facendo finta che la macchina non c'è. D'accordo? Non guardate. Quando io piccola sempre volevo fare la dottoressa. Abbiamo due nuclei familiari che hanno abbandonato l'area dei prefabbricati e vivono a Bella, proprio nelle immediate vicinanze della scuola. Hai visto quell'area bredda? L'area bredda è tutto pozzo, fratello. Mia moglie quando è stato là, è stato, non ne sai, un anno. Stamattina sempre piangi. Avere la possibilità di vivere in ambienti più dignitosi, riscaldati. Perché è difficile per trovare gli stranieri, per voglio trovare una casa qua, difficile. Nessuno voglio, non lo so perché questo problema, nessuno voglio vendere le case agli stranieri. Perché è chiaro che la comunità bellese non facilmente fitta le case ai marocchini. In questo caso, per esempio, per queste due famiglie, chi ha fatto da garante
garante significa se il marocchino non paga, il fitto viene pagato da, sono stati nel primo caso per la prima famiglia l'amministrazione comunale, nel secondo è stata proprio la scuola. A me viene giù qui, ma a me anche a casa affitta un po' troppo caro, ma è meglio così. Una professoressa molto molto brava, si chiama la professoressa Nicoletta Coratello, che c'è a scuola. Lei ha aiutato molto per trovare questa casa. Si sono dati da fare, c'è stato un insegnante elementare che addirittura ha tinteggiato la casa che ha accolto i marocchini. E la garante per il fitto di questa casa è un'altra insegnante. Con i cittadini maghrebini gli incontri sono stati tantissimi, facendo capire che non accetteremo mai che il prefabbricato diventa un'abitazione definitiva. Medinati, Medinati il Gemila, Mejmelek Medinati il Evia, che mai stufi durubi kin naqiya, mundo siba fi sobhi wal ashiya, la mia città che bella è la mia città. Io sono venuta quasi 2 anni fa, a maggio 2 anni fa, e mi sono trovata molto bene quasi prima quando sono venuta, ho trovato agenti bravissimi che mi hanno fatto del bene, che mi hanno aiutato tanto. I soldi che gli dà il paese se li portano nella loro terra, quindi un pochettino ci ritroviamo che a noi viene a mancare questa ricchezza qua. Col gente marocchino a me non mi piace. Com'è che noi siamo andati all'estero? I figli miei e gli altri, loro vanno qua e dobbiamo raccogliere. Noi non abbiamo memoria del nostro passato di emigrazione. Siamo 2500 km lontano. Ma io sono a Vancouver. Dove stai io a Vancouver? Tengo pure io un frate, si chiama Pio, è nata bella. E quando arrivato 6 anni, si è giunto in Canada. Stai lo stesso città, dove stai questo qui. Prima, quando venite qua, c'è i problemi della lingua. Yeah, io sono proprio dei dialetti, non ci mai giù della scuola italiana, non ci parlo sotto i parenti. Di loro capiscono che non è la terra del loro sogno e del loro futuro, perché per certi versi non lo è nemmeno per i nostri giovani. Al mio futuro non, no, a bella no. Ma forse vogliono anche qualcosa di più anche loro, venuti dalla loro terra per trovare qualcosa di meglio, forse qui trovano solamente roba da arrangiarsi per vivere solamente qui e quindi cercano sempre qualcosa di meglio per migliorare. Mio figlio si è laureato a Siena con la laurea specialistica, sta facendo adesso il dottorato di ricerca. Con mia grossa soddisfazione, però io non so se mio figlio tornerà mai da Siena per venire in Basilicata. Per loro diventa una zona di passaggio, può essere anche una zona, un territorio dove possono restare per alcuni anni, però i ragazzi che oggi frequentano le scuole medie o le scuole medie superiori e che a 16 anni non vanno più a scuola, certamente qui sbocchi lavorativi non ne trovano e già alcuni di loro hanno preso la strada per il nord.